Ciao a tutte bionde, ciao a tutti biondi. Cosa c'è stasera in TV sabato 27 marzo 2021? Partiamo Rai 1, gara Under 21, calcio europeo, qualificazione, penso, esatto. Spagna-Italia, dopo l'1-1 dell'altro giorno contro la Repubblica Ceca, seconda gara del girone dove, insomma, in cui fa parte anche la Slovenia. Rai 2, un piccolo favore, film thriller, non è un film TV. I film TV thriller che fa vedere Rai 2 sono imbarazzanti, improponibili, cioè hanno una storiella, cioè tra la storiella e gli attori che sono presenti sono delle cose comicissime. Ho visto alcune due, uno su una babysitter, un altro sul rapimento, cioè si vede proprio anche su RaiPlay, l'ho visto, gli stacchi clamorosi che sono tutte le volte che viene tagliato con la reclama il film. Questo è un piccolo favore con Anna Kendrick e Blake Lively, insomma. E si conoscono perché i loro figli sono compagni di scuola. Un giorno Emily scompare improvvisamente. Stefani comincia a indagare e scopre che. E non te lo dice che scopre. Su Rai 3, Città Segrete con Corrado Augias. Un programma, insomma, un documentario dedicato a Roma, a Roma Cristiana. Quindi 3D, mappe virtuali, studio virtuale, insomma. Per chi gli interessa un po' di storia. Chi invece vuole rilassarsi e vedersi un qualcosa che io sopporto difficilmente. Mette su Canale 5 e si puppa Amici. Amici che parte, seconda puntata del serale più longevo del talent di qua e di là, insomma, amici, non ve lo devo spiegare io. Su Rete 4, Serafino con Celentano, un film del 68, ragazzi. Quindi sarà sicuramente un qualcosa che non ha visto ancora nessuno. Italia 1, il classico film d'animazione del sabato sera. I Croods, che può piacere o meno, io i cartoni non lo digerisco molto, però opinione totalmente personale. Sempre canali gratuiti. Abbiamo Serbia Portogallo, quindi per i fan di CR7, tutti simpaticissimi, sul 20. Mentre Gran Premio del Qatar, quindi occhio al Mar di Go, su TV8. Se no, sulla 7 Beyond the Flood, no, Before the Flood, DiCaprio racconta l'impatto devastante del cambiamento climatico. DiCaprio, insomma, va bene. E, ma, insomma, di meglio abbiamo, se no, qualche bel filmetto. C'è Rapimento e riscatto, che l'ho visto 50.000 volte, la locandina ha mai visto il film, con Russell Crowe e Meg Ryan del 2000, quindi, insomma, questo film è un po' già andato. Se no, una simpaticissima commedia francese, 50 primavere. Se no, per i film migliori vi rimando a Sky, chi ce l'ha o chi comunque può vedere questi film qui. Che è sicuramente Honest Thief con Liam Neeson, non l'ho mai visto, però sicuramente è una sicurezza. Se no, L'ultimo Samurai con Tom Cruise. E Cosa sarà con Kim Rossi Stewart, un film italiano di Francesco Bruni. Lorenzo indovina Kim Rossi Stewart, Cosa sarà? Un drammatico, quindi qui ci sarà la classica pesantezza italiana. Diversamente, che posso consigliarvi questa sera? Poi, roba, posso consigliarvi onestamente. Abbiamo anche di qua, girando un po' su. Forse effettivamente l'unica cosa da consigliarvi è il rapimento di scatto su Iris, che non ve l'ho detto, alle 21. Se no, mangiate la pizza e non rompete le scatole, che potrebbe essere una valida alternativa.